motivo un po' improvviso, forse un po' fuori programma, mettiamola così. Però siamo felicissimi di averti qua e siamo i ragazzi della Vallichiana Magazine, un magazine che collabora da 10 anni con il Live Rock e ogni anno ci impegniamo a fare le interviste rock agli artisti. E da un po' di tempo abbiamo deciso di organizzare queste interviste per l'appunto sul tema che è stato scelto per fare i manifesti. Come ben sai, il manifesto che è anche dietro le tue spalle si diciamo ha l'obiettivo di narrare un po' questo viaggio cosmico nella musica che farà il Live Rock Festival e quindi direi di andare a costruire con te una bella capsula temporale che ci porteremo in questo viaggio e che magari cosa che farei gli farei ascoltare la mia musica, quindi penso che sarebbe il modo più efficace di fargli capire chi sono. Non l'ho mai vista, ammetto, cioè ho presente, però mai seguita. Allora, vabbè, rischiando di rompermi le palle dopo un po', direi comunque penso è la canzone che ascolterei di più per un viaggio per nello spazio, perché si tratta di un pezzo che parla di esistenza e parla anche di una mia esperienza ad un osservatorio di stelle dove una persona disse il tempo non esiste, e quella cosa mi ha tranquillizzato e mi ha messo proprio in un mindset completamente differente, quindi mi immagino in questo viaggio, capito, priva di preoccupazioni relative al tempo e... Secondo me ascolterei quella. Sembra un mood giustissimo per un viaggio. Giusto. Nella spazio, anche ascoltare un po' per l'altro. Allora, abbiamo parlato di questo viaggio, ma Live Rock è anche rock per l'appunto. Gli artisti, in una carriera di un regista, di un cantante, diciamo di chi parte, c'è sempre un momento rock. Qual è il momento più rock della tua carriera? Nella mia brevissima carriera da musicista direi che uno dei momenti più rock che mi sono capitati è stato durante un concerto, ho simulato un orgasmo durante la performance e il mio concerto si faceva di fronte ad una chiesa e il capo della Proloco dopo mi ha bacchettato, quindi direi lo annumererei tra le cose più rock che mi sono successe fino ad ora. Sarebbe da capire perché il capo della Proloco e non il prete della parrocchia. Prende la sella. Allora, parliamo di corpo, parliamo di spazio, ovviamente pensiamo subito all'allunaggio. Allunaggio che è rimasto un po' nella memoria collettiva, soprattutto per le immagini. Una delle prime cose trasmesse per la televisione, le prime cose viste a colori tra l'altro da qualcuno, e però c'è anche una foto, un momento memorabile, il primo uomo sulla Luna. Ad oggi tutti tendiamo a farci un po' la foto del nostro momento memorabile. Credo che questa foto dovrà essere scattata ancora, quindi attendiamo e poi ci rivediamo tra un anno o tra due e ti porto la foto direttamente. Magari sarà una foto scattata questa sera, magari sarà qua. Mi renderai conto che sotto palco avrai qualcosa con 25 fotografi che scattano foto una dopo l'altra, quindi può essere che magari se ci rivedremo, se avremo la fortuna di rivederti ospite qui alla Cross, sceglieremo proprio quella foto. Allora, prima di salutarti le ultime due domande. Abbiamo parlato delle tue canzoni, un po' della tua scelta musicale, parliamo di quello che scegli negli altri artisti. Per capire chi sei abbiamo bisogno di sapere qual è la canzone che ascolti.
quando piango è L'Enfer di Stromae. E la canzone che ascolto quando rido, non proprio, cioè non è che ascolto le canzoni mentre rido, diciamo c'è una canzone che mi motiva che è Don't Stop Me Now dei Queen. È una canzone che ascolto quando faccio l'amore, una canzone molto romantica che si chiama Can We Kiss Forever. E basta, queste sono. Quello che mi piacerebbe che loro vedessero, allora sarà, spero con il nome d'arte corretto, perché a volte mettono Serafina, ah, Serafine, la donna più infelice del mondo, la più felice dello spazio. Bella, ci è piaciuta. Un saluto a tutti quanti gli amici di Live Rock e di Acquaviva. Sarà fine, ci vediamo dopo.